ma sono qui in veste di parlamentare eletto a Roma, solo in questa veste, che vuole restituire ai romani un po' di quell'appoggio e di quel sostegno anche morale oltre che elettorale che mi hanno dato. Ne sento il dovere perché Roma e i romani meritano di essere liberati e ci riusciremo. L'episodio gravissimo di questi funerali è soltanto l'epifenomeno di una realtà di quartieri che sono, nonostante l'abnegazione degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine, sono controllati persino dalle sentinelle dei clan, e Roma non vuole queste sentinelle. Magari faremo noi delle sentinelle di legalità e queste le cacceremo via. Io come questa mattina sono un deputato eletto a Roma e come esponente della Lega mi attengo ovviamente alle decisioni del nostro segretario Salvini, in cui ho grande fiducia. Dico una cosa però e aggiungo ai cittadini romani: se c'è una persona di cui avete bisogno, io oggi mi metto a disposizione, ma di cui c'è bisogno sul piano nazionale, perché molte cose si possono risolvere dal piano nazionale, questa persona è una sola, si chiama Matteo Salvini. Io sono qui per mettermi a disposizione della cittadinanza per fare. Per le elezioni, secondo me, bisogna rivolgersi ai romani. Dobbiamo trovare oltre 1000 volontari che sono necessari subito, quelle persone che sostituiscano questi dilettanti allo sbaraglio e soprattutto questi malandrinetti, piccoli e grandi, che hanno infestato la politica romana. L'incisività dell'azione antimafia, per fortuna a Torino abbiamo un'ottima procura distrettuale antimafia, deve essere incoraggiata, sostenuta, perché le mafie ormai sono infiltrate dappertutto e purtroppo sono infiltrate anche nella politica, anche al nord. Beh, io spero che non sia di queste dimensioni, ma data la potenza e il livello di infiltrazione dell'andrangheta nella mia regione, che è il Piemonte, non mi stupirei assolutamente. Dateci una mano. Dateci una mano. Io sono cittadina romana, sì. Assolutamente sì, assolutamente sì, e condivido le sue idee. Bisogna fare un po' di pulizia in tutti i sensi. Non essendo imbecilli, sappiamo che uniti qualunque risultato è raggiungibile. Saremo liberi e manderemo a fanculo Roma ladrona. Libertà per la Padania, piemontesi, lombardi, veneti uniti, solo noi, solo per la nostra gente, prima, sempre e solo i nostri. Su quello no, le ho scordate. Lì per lì da romana ci sono rimasta male, però con tutto gli avvenimenti, mafia capitale, Roma capitale, quello che sta succedendo, mi sono un po' ricreduta. Borghezio potrebbe essere possibile sindaco di Roma, lei lo voterebbe? Sì, io sì, o lui o comunque chi sta intorno a lui. Grazie. Prego, arrivederci.